Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio. Questo episodio sarà speciale e vi spiegherò adesso i motivi. Allora, io ho scritto tempo fa una storia, una fanfiction di League of Legends. Dove ho postata questa storia? Perché l'ho pubblicata comunque pubblicamente, cioè l'ho pubblicata, diciamo, al pubblico. Ed è piaciuta un sacco, in cui in pochissimi giorni sono riuscito a fare 500-600 visualizzazioni a capitolo. Credo che comunque sono tante perché non ho spammato, non ho fatto nulla di particolare a parte dirlo a 4-5 miei amici che erano interessati a questa cosa. Solo che ho scritto all'incirca 5 capitoli. Nella mia testa comunque ci sono già un sacco di cose che voglio fare e voglio portarla avanti, però voglio portarla avanti su YouTube, narrandola. Io scriverò la storia e poi voglio narrarla. Se comunque questa cosa non venisse bene, io cercherò solo di postare i capitoli sul sito e vi darò il link casomai. Però vorrei provarla a narrarla, cioè sono interessato a narrare questa storia perché è una cosa che ho scritto io e alcuni miei amici, cioè la maggior parte del lavoro comunque lo facevo io. E questa storia comunque sembra che piaccia perché non sono le solite storie che parla tipo della Landa degli Evocatori e proprio dei personaggi, ma proprio la loro vita reale che hanno avuto prima della Landa degli Evocatori. C'è un Garen che vive nel suo regno e fa determinate cose. Ovviamente seguiranno all'inizio la storia reale, tipo, non so, facciamo ad esempio un personaggio tipo Xin Zhao che all'inizio di Demacia, alleato con Demacia e poi la tradisce. Ovviamente questa è la storia vera. Io ce la metterò. Ma in futuro io cambierò tutto. Potrei anche dire che Xin Zhao diventa di nuovo buono. Capisce di aver fatto degli errori o viceversa, non so. Poi vedrò. Comunque seguirà per una parte la storia reale, ma tutto sarà inventato. Quindi qualsiasi cosa che vedete diverso dalla storia, accettatelo perché comunque non seguirò per niente la storia reale, ma solo la storia base del personaggio. Spero che questa idea vi piacerà e ora vi leggerò il primo capitolo e spero che lo farò in modo giusto. È bello, spero, non so. Bene, ora partiamo. Nel regno di Demacia, ormai debole a causa delle ripetute sconfitte subite nella guerra contro il possente oscuro regno di Noxus, la regina stava finalmente per partorire il suo primo figlio. Il re, nonostante fosse avvolto da mille preoccupazioni sulla battaglia ancora in corso, non riusciva a trattenere la felicità per la nascita del suo futuro erede. Si trovava nella stanza reale, ad avanzare avanti e indietro, immerso nei suoi pensieri, quando finalmente entrò in una delle sue ancelle, lacrimando dalla felicità. Mio re, i suoi figli sono nati!» gridò sorridente. E il re confuso rispose: «Nati?» «Sì, sono due gemelli!» esclamò la serva, asciugandosi le lacrime e invitandolo a raggiungere la moglie. Arrivati nella camera dove si trovavano i due bambini, il re si avvicinò velocemente al letto per ammirare i suoi eredi. «Sono bellissimi!» sussurrò nell'orecchio della regina, sorridendo. «Come li chiameremo?» La regina, ancora stanca per il faticoso parto, accarezzò il viso del marito con la sua mano destra. La femmina vorrei chiamarla Larx e il maschio Garen. Mi sono sempre piaciuti questi due nomi. Va bene? Chiese la donna. Sono bellissimi, rispose il re, prendendo in braccio per la prima volta quelli che un giorno avrebbero portato avanti il suo regno. Dopo che la voce si sparse per tutto il regno, il popolo iniziò a cantare canzoni per i due figli e a iniziare a festeggiare nonostante ci fosse la guerra in corso. In quei giorni l'esercito di Demacia riuscì a fermare l'attacco di Noxus e ci fu la prima tregua che durò per moltissimi anni. Dopo 5 anni, nonostante fossero ancora molto giovani, il sovrano di Demacia notò che i suoi figli possedevano dei grandi doni. La piccola Lax possedeva dei poteri magici. E per aiutarla a svilupparli al massimo, la mandò nell'accademia di magia più famosa del regno. Garen, invece, possedeva una forza sovrumana e per imparare ad usarla lo mandò lontano
da Demacia verso le grandi montagne di Iron Spike, dove si sarebbe potuto allenare con il guerriero più potente di quelle terre. E così, anche se ancora in giovane età, quei due bambini speciali divennero la speranza di quel regno. E anche se la guerra diventava sempre più difficile da affrontare, il destino aveva finalmente iniziato il suo corso. Bene, ragazzi, dopo aver letto la storia, avevo anche pensato di mostrarvi un po', diciamo, la mappa di League of Legends della mia storia. Ora vi spiegherò all'inizio, questa comunque era l'introduzione della storia, cioè l'inizio, e da qui vi spiegherò com'era il regno di Demacia. Ovviamente questa è la capitale, dove c'è la nascita di Lux e Garen, ma il regno è così schiacciato che ormai si trova tipo fino a qui, se non mi ricordo male, perché comunque io ho provato diverse volte a disegnarlo. Diciamo che Demacia, il suo regno è fino a qui. Mentre prima, in questo periodo della guerra, prima che c'è stata la caduta di Demacia, che ha perso diverse battaglie, il suo regno era fino a qui. Questa parte è stata conquistata dal regno di Noxus. Il regno di Noxus nella mia storia è uno dei più potenti, ovvero che arriva quasi fino alla Morgan Pass e fino a queste montagne, ovviamente, dove poi qui c'è Shurima, ovviamente il regno abbandonato, che comunque per adesso non ci interessano. Noxus ha il dominio anche fino a qui, alle porte all'inizio di Zaun. Questo è il dominio di Noxus. Poi, nella introduzione, loro si trovano a combattere questa parte qui. Ora vi mostrerò, aspettate, cancelliamo questa. Oh mio Dio, mi sono dimenticato che non posso cancellare. Allora, usiamo un altro metodo. Usiamo le frecce rosse. Allora, in pratica, Demacia sta subendo degli attacchi in questi punti. Una delle difese più vaste di Demacia, cioè la colonna difensiva. Qui c'è l'esercito più potente di Demacia che sta cercando di difendere dall'attacco nemico. Ovviamente, sapendo anche la nascita dei bambini, il morale delle unità sono aumentate da respingere il nemico. E poi c'è stata la tregua di questa guerra. Quindi Demacia ovviamente ha perso questo pezzo, da come vedete, ha perso questo territorio. Bene, per adesso sappiamo solo questo. Più in là, ogni volta che ci sarà qualcosa di nuovo e vi farò vedere nuovi regni, vi spiegherò un po' com'è la situazione, vi farò vedere sempre questa mappa. E così vi rendete conto un po' di come si stanno mettendo le cose nel paese, o come si chiama, nel mondo di League of Legends. Bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo capitolo. Fatemi sapere se questa cosa vi è piaciuta veramente tanto. Se ci sono miglioramenti che devo fare, voi ditelo, non vi preoccupate, perché comunque ho bisogno dei vostri giudizi e ho bisogno comunque che mi consigliate delle cose e cosa migliorare. Bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo capitolo allora. Spero che questo vi sia piaciuto. Ciao a tutti!